Salve a tutti, popolo di InSport, e benvenuti in questa nuova rubrica dedicata all'integrazione. Se vedete qualcosa di diverso, tipo la maglietta e le luci differenti rispetto agli altri due video, è perché mi ero dimenticato di accenderli perché ho avuto un'interruzione alla registrazione, e invece la maglietta l'ho cambiata per meno per far sembrare che li sto registrando in giorni diversi, ma in verità sono tutti nella stessa giornata, a distanza di pochi minuti l'una dall'altra. Oggi parleremo di un integratore che non è proprio un integratore. Voi dite: che cosa stai dicendo? Sì, allora innanzitutto faccio la solita premessa che io non sono un nutrizionista, biologo o dietista, dietologo, insomma tutte quelle cose, o biologo abilitato, insomma, ma sono semplicemente una persona che è laureata in scienze motorie e l'M68, quindi scienze dello sport, ad Urbino. Ho studiato nei vari anni di università biochimica della nutrizione, biochimica in generale, biochimica della nutrizione sportiva, tossicologia del doping, farmacologia, li ho studiate, però non posso dire quanti grammi o cosa assumere nelle diete. Questo lo possono fare soltanto gli specializzati o comunque gli abilitati a questo tipo di appunto aspetto che riguarda lo sport e non solo. Io posso dare qualche consiglio su quello che io assumo in base a quello che io faccio. Ricordiamo, io sono nasco come powerlifter, però ultimamente ho delle serie influenze da parte del bodybuilding e faccio attività fisica anche in campo con la squadra locale di football americano. Quindi faccio circa 8 allenamenti a settimana da 2 ore l'uno. Sono 16 ore di allenamento, circa 16-20 a seconda dei giorni, a seconda delle settimane. Detto questa piccola premessa, che sto ripetendo in ogni video perché voglio che sia chiaro, oggi parleremo di Destrosio. Voi forse avete già letto la marca Prozis, non ho tradito la Yamamoto, che è una marca a me molto molto cara, e perché questo mi è stato regalato. C'era un ragazzo che si allenava da me in palestra, dove mi allenavo pure io, dove lavoravo, e mi ha detto: oggi, se io non ci vengo più in palestra, non so che cosa farmene. Lo vuoi regalato? E io gli ho detto: sì, regalami, tanto figurati. E le altre tre cose che vedete dietro mi sono state pure regalate, ma quelle le vedete nei tre video successivi, perché gente che viene si compra pensando a chissà, sì, compro quello che poi faccio così, che poi me zero, e poi cosa fanno? Piuttosto che buttarle, giustamente buttano i soldi, questo sì, ma poi le regalano. Buon per noi che viene regalato, ma mi dispiace per loro che spendono soldi. Il Destrosio che cos'è? Mamma mia, il Destrosio, che cosa sarà mai? È una cosa proprio complicata. È glucosio, è semplice zucchero, C6H12O6. Ogni grammo dà circa 4 kcal di energia, ed è la base principale del movimento. È quello che viene sintetizzato. Ops, stava cadendo. Viene sintetizzato per fare appunto, per dare energia a livello muscolare, e deve essere sempre presente, non per forza in questa formula, ma anche tramite altre formule, perché sono comunque carboidrati e zucchero. Infatti, se vedete la tabella nutrizionale, per 100 grammi sono 93 grammi di carboidrati, di cui zucchero 93. Deve essere presente come carboidrato, comunque l'importanza del carboidrato in generale, non per forza di Destrosio, presente nelle diete, sia di definizione sia per andare ad aumentare l'ipertrofia. Ho parlato di diete, di definizione, non di schede, perché le schede di definizione non esistono. La stessa scheda fatta con due regimi alimentari diversi crea due ambienti, comunque due situazioni, due fisici totalmente diversi, ok? Possiamo andare ad aprire il Destrosio e vediamo subito che c'è un bel misurino abbastanza grande. Anche questo è una via di mezzo veramente tra la glutammina, che avete visto negli scorsi video, e la creatina. E non è eccessivamente grosso, è abbastanza sottile, potete vedere. E questo in particolare non ha sapore.
Infatti è solo dolciastro. Io lo utilizzo abbinato anche con altri tipi di integratori, come per esempio appunto la creatina e la glutammina, o addirittura la mattina, oppure se per farci colazione magari nei pancake e quant'altro, ma ripeto, è semplicemente zucchero per dare appunto un po' di sapore nei periodi comunque di massa, o se so che stiamo in preparazione fisica con la squadra, allora abbiamo allenamenti molto impegnativi dal punto di vista sia aerobico, perché dobbiamo correre molto, ma sia anche di potenza in palestra, allora là ho bisogno veramente di un supplemento. E, che dire, la Prozis, devo essere sincero, non è una marca che mi fa impazzire, però questo prodotto io l'ho trovato buono. È una marca che ho sempre sconsigliato, no, perché comunque ho visto che c'ha delle buone potenzialità, sta crescendo molto soprattutto, però bisogna essere sinceri e guardarci in faccia, ma ci sono praticamente delle marche come la Yamamoto stessa, come la Pure Vat, come vedremo prima, ci sono anche la Henderson, sono anche tante altre marche che hanno una qualità leggermente superiore, ma alla Isatori e quant'altro, ma questo è risaputo. Ricordiamo che sto parlando di integrazione alimentare, appunto, non chimica. Me ne guarderei bene da affrontare un argomento del genere, perché non sono certamente la persona più adatta, ripeto, nonostante io abbia le competenze, cioè nel senso possiamo parlare tranquillamente di integrazione chimica, ma non posso affrontare un argomento del genere, né tantomeno su YouTube, ma anche per le qualità, ecco, per il mio titolo di studio. Se no mi bloccano, mi bannano, mi chiudono il canale, no, a parte gli scherzi. Però, ripeto, questo è un integratore buono, è zucchero classico, cioè se volete comunque uno sprint, se avete quei 15 euro da aggiungere al vostro carrello, magari non sapete cosa prendere, io vi consiglio di prendere questo, perché è buono, cioè nel senso è zuccherato, è zucchero ed è senza sapore, classico, abbinato poi ad altri tipi di integratori che avete visto sicuramente negli altri video, che vi invito appunto ad andare a ribeccare nel canale, è un ottimo compromesso. Il problema, sapete cos'è? Che la gente lo vede in queste bustone e pensa che sia chissà che cosa, ma questo con un altro zucchero vicino è la stessa cosa. Però la fa la Zefiro e allora va bene, Zefiro per dire una marca, ma la marca X, Y eccetera, e va bene, però lo fa la Prozis, allora no, no, non si può prendere perché è qualcosa che fa male, ma andate a cagare. Allora, detto questo ragazzi, spero che questi video vi stiano piacendo, lasciate un like, commentate e iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati sulle notizie del canale. Se avete dei dubbi, perplessità o volete approfondire un argomento a tu per tu con noi, potete farlo tranquillamente tramite i profili Instagram e Facebook, dove siamo super attivi, rispondiamo a tempo zero e potete scriverci quello che volete, preferibilmente non insulti perché verrete bannati. Grazie, buon allenamento da InSport, ciao!